Eccoci qui per una serie di esercizi che focalizzano sull'equilibrio. Siamo abituati a gestire l'equilibrio attraverso il nostro campo visivo, quindi faremo in realtà alcuni esercizi chiudendo gli occhi, ci divertiremo un mondo, alcuni di questi esercizi saranno difficili e vorrei spiegare un paio di cose. Intanto che appunto l'equilibrio si basa su vari sistemi, tra cui il sistema propriocettivo, che è dato dai nostri piedi, dalle nostre mani, dalla sensazione del corpo nello spazio. Quindi vi consiglio di non avere calze, ma di avere un appoggio, quindi dei piedi, della pelle, sul pavimento o sul materassino. Utilizzeremo lo spostamento della testa, gli occhi, quindi la direzione degli occhi, perché l'equilibrio si basa ovviamente sul campo visivo, e sposteremo anche la testa in varie posizioni perché l'equilibrio si basa anche sul sistema vestibolare. Attenzione ovviamente, se doveste avere problemi di nausea o comunque di sensazione di malessere, eviterete semplicemente le rotazioni della testa e continueremo o continuerete gli esercizi senza farlo. Quindi iniziamo con la prima serie di esercizi che si possono svolgere sia da seduti sia in piedi. Il fatto di usare una palla come ho adesso sotto le gambe serve a dare un po' questo rimbalzo, che ovviamente faremo comunque anche in piedi. Non è necessario avere una palla, potete farlo anche da seduti. Il bello dell'utilizzo della palla è che appunto dà questo rimbalzo anche verso l'alto. Quindi inizieremo dei piccoli bounces, quindi saltello semplicemente con il tronco sopra la palla, e allo stesso tempo inizierò a ruotare la testa. Quindi ruoto la testa da una parte e ruoto la testa dall'altra parte. Li ripeteremo poi in piedi. Quindi ruoto la testa da una parte e ruoto la testa dall'altra parte. Fino a qui tutto semplice. Lo facciamo ancora una volta. E dopo, invece di ruotare la testa, sposteremo la testa in un senso e nell'altro senso, quindi facendo un'inclinazione. Okay? Quindi lo sguardo rimane sempre rivolto in avanti. E adesso sto muovendo la testa in un senso di inclinazione e nell'altro. E poi lo faremo anche ad occhi chiusi. Soprattutto preferisco che iniziate a chiudere gli occhi con questi saltellini da seduti, perché poi passeremo ad esercizi in piedi, dove ovviamente l'equilibrio è più precario. Quindi stiamo sempre saltellando un pochino sulla palla con gli occhi chiusi. Adesso ripeteremo la stessa cosa in piedi, ovviamente poi la sfida cambierà via via, perché cambieremo anche l'appoggio. Per adesso rimaniamo con tutte e due le gambe poggiate, quindi sul pavimento, con tutti e due i piedi poggiati sul pavimento, e faremo la stessa cosa creando questi saltellini, semplicemente muovendo appunto dai talloni. Possiamo velocizzarlo un pochino e allo stesso tempo ricominciamo quindi a ruotare la testa da una parte e lo sguardo segue, e a ruotarla dall'altra. Ognuno di noi probabilmente avrà il proprio ritmo. A me piace muovermi abbastanza velocemente con le gambe, ma non è obbligatorio, si possono fare anche dei ritmi più lenti in questo modo. Ok? Gireremo la testa da una parte e dall'altra, e poi inclineremo la testa da una parte e dall'altra. Ovviamente do per scontato che non ci siano al momento problemi cervicali che impediscono questi movimenti. Nel caso fosse così, vi limiterete a muovere soltanto dalle gambe. E adesso chiuderemo gli occhi in preparazione a quello che viene dopo. E nel momento in cui chiudiamo gli occhi, è abbastanza normale non avere più quell'equilibrio che avevamo prima, e il corpo potrebbe iniziare ad oscillare in avanti e indietro. Quindi, poiché faremo una serie di esercizi anche in appoggio solo su un piede, vi consiglio di avere comunque a portata di mano o lo schienale di una sedia, oppure una poltrona o un muro vicino dove potervi tenere. La sfida sarà su di me quando arriveremo a quegli esercizi, perché invece dovrò rimanere in questo spazio senza potermi tenere a nulla. Quindi vedremo cosa succederà. Da qui continuiamo a fare questi movimenti con le gambe, rimanendo fermi al centro e chiudendo gli occhi, e lo facciamo ancora per una decina di secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 e 1. Rimaniamo con gli occhi chiusi un attimo. Quindi cerchiamo di abituarci, di ambientarci a questa situazione in cui appunto non possiamo più utilizzare il campo visivo per capire dove siamo nello spazio. Adesso passeremo a dei sollevamenti di un piede, quindi il peso ovviamente si sposta su una gamba. Quindi sposteremo proprio il corpo verso quella gamba che rimane in appoggio. È ovviamente impossibile rimanere centrali perché stiamo spostando dal piede destro al piede sinistro. Dal piede destro al piede sinistro. Una volta che vi troverete in questa situazione, in questa posizione di comfort, quindi mi raccomando, non è obbligatorio rimanere in equilibrio, inizieremo a fare anche degli esercizi appunto con gli occhi. Anzi, facciamolo prima con tutti e due i piedi giù. Quindi questo esercizio consiste nel fissare un oggetto lontano, quindi fissare un oggetto lontano e poi portare gli occhi a fare una convergenza, un incrocio e a guardare la punta del naso. Quindi guardo un oggetto lontano e porto poi gli occhi verso la punta del naso. Guardo un oggetto lontano e riporto gli occhi sulla punta del naso. Questo sarà un esercizio. L'altro è un esercizio dove spostiamo gli occhi velocemente da una parte all'altra, quindi da destra a sinistra, da destra a sinistra, da destra a sinistra, da destra a sinistra e poi da sinistra a destra, da sinistra a destra, da sinistra a destra. Adesso sfidiamo un attimo questa posizione, non è obbligatorio, è meglio rimanere con tutti e due i piedi per terra, se non ve la sentite ancora, e potrete continuare comunque a fare questi esercizi in quella posizione. Invece, per chi ha voglia o si sente incoraggiato a provare, solleveremo una gamba, solleveremo un piede. Non è necessario sollevare tanto in alto la gamba, quindi l'importante è avere il piede sollevato dal pavimento, ma pronto ad andare giù nel caso in cui dovesse perdere l'equilibrio. Quindi sollevo il piede, posso anche proprio sfiorare con l'alluce il pavimento, solleviamo l'altra gamba, l'altro piede, riappoggio, sollevo e riappoggio. Una volta pronti farete questi esercizi che abbiamo appena visto, quindi spostando gli occhi da destra a sinistra, da destra a sinistra. Se per caso dovesse iniziare ad avere giramenti di testa, vuol dire che non siete pronti a farlo, quindi andrete giù con il piede e proverete a farlo con tutti e due i piedi giù. Oppure, se ve la sentite, sempre però tenendovi. Quindi giro da una parte, destra e sinistra, destra e sinistra, destra, sinistra. Da qui, sempre cercando di stare su con il piede, io un po' imbrogliato perché mi tenevo leggermente con la punta dell'alluce, adesso guardo in lontananza e poi al centro del mio viso sul naso. Guardo in lontananza, sempre mantenendo questa posizione di equilibrio, e poi sul naso. In lontananza e sul naso. In lontananza e sul naso. Ritorno giù e cambiamo gamba. Quindi sollevo leggermente l'altro piede, sono pronta comunque a appoggiarlo nel caso in cui dovessi perdere l'equilibrio, e anche da questa parte girerò gli occhi da una parte e dall'altra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Non sono per niente facili, lo so, ma sono un ottimo esercizio in realtà per tutti. E ora da sinistra a destra, da sinistra a destra, da sinistra a destra, da sinistra a destra. Riposiamoci un secondo e poi di nuovo rimango in equilibrio sull'altro piede e di nuovo guardo in lontananza, osservo un oggetto fisso e guardo sul naso, guardo in lontananza e guardo sul naso, guardo in lontananza e guardo il naso. Quindi allontano lo sguardo e lo avvicino sul naso, lo allontano e lo avvicino. Se questi sono degli esercizi che vi vengono particolarmente difficili, comunque potrebbe essere in realtà un segnale che sono probabilmente degli esercizi da fare, quindi anche nel mio caso sicuramente dovrò continuare a farli più spesso. Adesso passiamo degli esercizi dove coordiniamo anche i movimenti e inizieremo con una marcia. Quindi inizio con una marcia sul posto, ho i piedi sotto le mie anche, sotto il mio bacino. Inizio quindi con una semplice marcia. Posso anche incrementare
la rotazione del corpo. Quindi in realtà quando noi camminiamo, quindi durante la deambulazione, noi facciamo delle rotazioni, il nostro corpo si muove in vari modi, anche il nostro bacino, le nostre articolazioni posteriori, le articolazioni sacroiliache. Ma ciò che in realtà importa è che dovremmo muoverci alternando il braccio destro con la gamba sinistra e il braccio sinistro con la gamba destra. Quindi continueremo a fare questa piccola marcia sul posto e poi da qui incrementiamo questa rotazione e possiamo anche nella realtà muovere le braccia in un senso e nell'altro facendo delle ondulazioni con le braccia mentre facciamo questa marcia, ok? Ovviamente fra poco si complicherà un pochino il movimento perché faremo dei taps, quindi daremo delle botticelle piccole, leggere alle nostre ginocchia, quindi alternando braccio gamba e fra poco la sfida aumenterà e ricordatevi che questo sarà il nostro primo esercizio, ok? Perché poi li faremo nelle varie sequenze, quindi diventa sfidante per tutti, me compresa. Quindi faremo questo primo esercizio dove do dei taps sulle ginocchia, ok? Quindi questo è il primo. Il secondo, continuiamo questo movimento delle gambe, però avremo le mani dietro la testa e andremo gomito, ginocchio, gomito, ginocchio, gomito, ginocchio, gomito, ginocchio, sempre quindi ruotando, non è che ovviamente devo toccare con il gomito. L'importante è ricordarsi che questo è il secondo esercizio della serie, ce ne saranno quattro, ok? Quindi ruoto e nel frattempo sollevo le ginocchia. Il terzo esercizio, continuo a marciare sul posto, però farò una rotazione in più, uno spostamento per andare a toccare il piede dietro l'altra mia gamba. Quindi questo è il terzo esercizio. Il quarto esercizio lo andrò a toccare davanti. Ok? Quindi questo è il quarto. Ricapitoliamo. Il primo, braccio opposto al ginocchio opposto. Il secondo, gomito opposto a ginocchio opposto. Il terzo, il quarto. E ora cosa succederà? Succederà che io non farò più l'esercizio e vi dirò però i numeri. Ovviamente sarò gentile e inizierò prima dal primo, ok? Primo, di nuovo. Secondo, numero 2, numero 3, numero 4, ma poi vi dirò 2, poi vi dirò 1, poi vi dirò 4, poi vi dirò 3 e io non ne farò più. Quindi vi dico di nuovo i numeri e li fate voi. 2, 3, 1 e 4 e ci fermiamo qui. Adesso ci giriamo lateralmente e faremo degli affondi, dei lunges. Quando facciamo gli affondi abbiamo sempre comunque le gambe a distanza delle anche, abbiamo un piede dietro, l'altro piede avanti e quando andiamo giù cerchiamo di rimanere con il tronco verticali e di andare giù, attenzione a non ruotare male il piede, il ginocchio dietro, sempre dobbiamo mantenere l'allineamento di anca, ginocchio e caviglia e il ginocchio deve andare sempre giù al centro del piede, ok? Quindi comunque l'allineamento delle ossa è fondamentale per evitare infortuni su altre articolazioni. E da qui andremo a fare degli affondi stazionari, ok? Quindi si parte sempre dalla cosa più facile che poi si può mantenere, quindi questa si può, ovviamente questa posizione la faremo progredire, ma non è necessario, si può anche semplicemente rimanere in questa posizione facendo dei lunges stazionari. Poi andremo invece ad avanti e indietro. Quindi vado in avanti cambiando gamba, spingo dalla gamba davanti e ritorno dietro, spingo dalla gamba dietro e ritorno in avanti.
Ne faremo 4. Sempre i numeri li conto a coppie, 3. Quindi vado avanti e indietro e 2. E l'ultimo. Mantengo una buona posizione del tronco e consiglio sempre di guardarvi allo specchio mentre fate le cose per autocorreggervi. Quindi adesso ci giriamo dall'altra parte e ricominciamo con i lunges stazionari. Quindi vado giù e su, vado giù e su, vado giù e su, ancora per 2 volte, sempre mantenendo un buon allineamento di anca, ginocchio e piede, e poi li spostiamo in avanti e indietro. Vado avanti e indietro. Ovviamente da qui mi spingo dal quadricipite, mi spingo, ne facciamo ancora 3, ancora 2, ancora 1 e ritorno su. Per andare adesso sul pavimento abbiamo varie opzioni. O vado semplicemente giù sulle ginocchia e mi trovo nella posizione di quadrupedia, oppure possiamo aggiungere un roll down. Quindi inizio dalla testa, fletto leggermente le ginocchia, attivo bene, connetto comunque i miei muscoli addominali e poi da qui vado nella posizione di quadrupedia. Vado leggermente più indietro perché adesso mi sposterò in avanti. Quindi cosa farò? Una camminata in quadrupedia, braccio e gambo opposta, braccio e gambo opposta e poi ritorno indietro. Sono in realtà movimenti tra virgolette primitivi che servono a ristabilire alcuni sentieri e i percorsi, diciamo, del nostro cervello. Sembrano cose facilissime, ovviamente adesso aumenteremo la difficoltà perché possiamo o rimanere con le ginocchia giù oppure farlo sollevando le ginocchia dal pavimento. Quando siamo in questa posizione di quadrupedia è importante sempre allontanare il pavimento dal petto, essere comunque forti sulle braccia e non sprofondare sulle spalle. Quindi attivo tutto ed è come se volessi spingere da sotto le ascelle. Da qui il primo passaggio è semplicemente sollevare le ginocchia e poi riabbasso. Sollevo le ginocchia e riabbasso, sollevo, adesso rimango in questa posizione sollevata e vado avanti con il braccio destro, il piede sinistro e alterno in un senso e poi al contrario nell'altro senso. Vado avanti, 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 avanti e indietro, sempre alternando. Vado avanti, avanti, avanti e indietro. Questi si chiama anche la camminata dell'orso. Avanti, avanti e indietro, indietro e indietro. Posso sfidare in realtà questa posizione e questo movimento cambiando, invece di alternare braccio e gamba, facendolo dallo stesso lato. Quindi braccio gamba dallo stesso lato, braccio gamba dallo stesso lato, braccio gamba dallo stesso lato e poi indietro, indietro, indietro. Stessa cosa sollevando leggermente le ginocchia, quindi vado avanti, 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 indietro, indietro, indietro e indietro. Ancora, ancora, ancora e ancora 2 volte. L'importante è non spingere il bacino verso l'alto, ma rimanere con le ginocchia sollevate dal pavimento. Ovviamente se fosse troppo difficile è meglio farlo con le ginocchia giù. Da questa posizione facciamo un passaggio per andare in posizione di plancia, quindi stendo le gambe e ritorno, stendo le gambe e ritorno. Posso farlo anche con le gambe leggermente separate. Vado nella posizione di plancia, mantengo questa posizione e muovo gli occhi destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra e sinistra, destra e ritorno giù. Se avete la forza di rimanere in questa posizione più a lungo, ovviamente rimarrete in questa posizione e continuerete a farlo. Da qui ci giriamo, ci sediamo, possiamo avere le ginocchia leggermente flesse o dritte. Da questo dipende in realtà la posizione del nostro tronco, cioè
cerchiamo di essere il più verticale possibile per non partire in queste posizioni che non sono proprio opportune per le vertebre lombari. E da qui facciamo le camminate con le tuberosità ischiatiche, quindi muovendo dal bacino, che poi è quello che in realtà quando camminiamo si muove. Quindi vado avanti e ritorno dietro, che sono sempre un po' quelli che chiamiamo movimenti primitivi, che non ci rendiamo conto, ma abbiamo fatto quando eravamo piccoli piccoli, o toddlers, che sono praticamente che l'età che va fino ai 2 anni, dove c'è uno sviluppo velocissimo che appunto ha a che fare con la neuroplasticità del nostro cervello. E la stessa cosa la possiamo fare anche dopo aver fatto gli esercizi in quadrupedia. Possiamo proprio metterci giù e muoverci gattonando in un senso e nell'altro senso, possibilmente su pavimenti scivolosi funziona meglio. Abbiamo finito gli esercizi di equilibrio, spero vi siano piaciuti. Mi raccomando, attenzione alle posizioni pericolose. Se sono posizioni precarie è opportuno avere qualcosa su dove attaccarsi per evitare cadute. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi aspetto al prossimo appuntamento. Let's go.